consiglio parte con la valutazione del sito osteotomico in zona 15, dove praticamente, sebbene alla TAC sembrava ci fosse dell'osso, in realtà vestibolarmente c'è un vacuo e quindi si vede proprio un momento in cui la presa scende, ma in realtà io l'ho semplicemente appoggiato nel vacuo, quindi avevo progettato l'impianto in gran parte nel vuoto. Poi si vede la preparazione osteotomica sul sito 13. E poi come sul 15 sfrutto la grande capacità del Navident di guidarmi anche al di là del progetto che ho fatto. Quindi avendo sbagliato progetto mi sono spostato in una zona dove avevo almeno tre quarti della circonferenza dell'impianto totalmente in osso e quindi guidandomi dalla proiezione Navident sulla TAC vado a inserire l'impianto a mano libera ma guidata dall'immagine e non dalla progettazione e quindi cerco di arrivare fino ad avere anche un grip a livello del pavimento del seno mascellare.